le recensioni randagio di oggi, cominciamo parlando di autoproduzione. È un argomento di strettissima attualità, in tanti si danno da fare autonomamente per realizzare opere di vario genere, non soltanto discografico. Ebbene, Cortex è il nome che si è dato un cantautore triestino, che si sta dando da fare con la voce, con gli strumenti, con la sua creatività. Cinico Romantico è il suo disco uscito recentemente, autoprodotto, chiaro, nel senso che ha fatto praticamente tutto da solo, ha suonato quasi tutti gli strumenti tranne le batterie in un paio di pezzi che vedono la partecipazione invece di Francesco Valente, che è l'attuale batterista del Teatro degli Orrori. Devo dire che si sente che suona un vero batterista. È un disco registrato in estrema economia, i suoni sono piuttosto grezzi, i suoni delle chitarre, delle tastiere, peraltro chitarre di varia fattura ed età, si va dalla Meazzi alla Vox alla Fender, insomma, tanto per intenderci, perché Cortex è un collezionista un po' anarchico di strumenti d'epoca. Si sentono anche organi Farfisa degli anni 60-70. Dicevo, un disco registrato in economia con suoni piuttosto grezzi, ma non soltanto per via degli strumenti utilizzati che hanno un po' quel suono, ma perché evidentemente a Cortex piace questo tipo di clima sonoro e tecnico, no? Lo-fi si dice in gergo attualmente. Senza voler fare per forza dei paragoni altisonanti, ricordo un po' il primissimo Battisti, no? Quello che grattava la chitarra in Dio mio no. Ecco, tanto per così, ricordare una figura nota. Nemmeno la perizia tecnica è il verbo di Cortex, ma i suoni sono davvero molto particolari e attirano l'attenzione. Malinconia, disincanto, visionarietà, sentimento, sarcasmo. Sono alcuni tratti dello stile di Cortex. Siamo esattamente agli antipodi del suono patinato di certe produzioni pop, ma anche del muro sonoro compatto di molti dischi rock, ad esempio quelli del Teatro degli Orrori. La segnalazione di Cortex è doverosa perché si tratta di un musicista coraggioso, diciamo, che ha qualcosa da dire, ci prova, cercando attenzione. Se ci riuscirà dipenderà dal pubblico che vorrà seguirlo. Cinico romantico Cortex. E a proposito di autoproduzione, qui siamo da un'altra parte ancora. I 100 violoncelli che avete visto suonare al concertone del 1º maggio in piazza San Giovanni, diretti da Giovanni Sollima. In realtà non sono una produzione così estemporanea del 1º maggio, ma sono qualcosa che esiste da un po' di tempo e che è andata formandosi al Teatro Valle Occupato. Il Teatro Valle Occupato non è che sia un teatro che si chiama Valle Occupato, ma è il Teatro Valle che da qualche tempo è occupato, anche se ormai il giorno probabilmente che il Teatro Valle non sarà più occupato si chiamerà ugualmente Teatro Valle Occupato perché prendi la rincorsa e dici Teatro Valle Occupato. E quello è, e tutti capiscono di che cosa stiamo parlando. Comunque è una iniziativa davvero molto bella, presa da Enrico Melozzi, che è un violoncellista, ma anche un produttore, ha messo in piedi una casa discografica, un'etichetta che si chiama Cynic Records, che tra l'altro ha pubblicato un disco straordinariamente bello che si chiama Cello Songs, cantato da Sarah Jane Morris un paio d'anni fa. Beh, Enrico Melozzi ha chiamato Giovanni Sollima, gli ha proposto questa idea di realizzare un'orchestra, una grande orchestra solo di violoncelli, per fare qualcosa al Teatro Valle, per suonare musica, musica varia. Ebbene, quello che sembrava un sogno assurdo, una bizzarria,
di musicisti è diventato realtà perché le adesioni attraverso la rete sono arrivate da ogni parte d'Italia, ma anche d'Europa. E quindi all'appello di Melozzi e di Solliman hanno risposto veramente tantissimi musicisti, tantissimi violoncellisti che vanno dal barocco al rock, no? Cioè proprio di tutto. E non solo, anche altri artisti si sono uniti, soprattutto cantanti, a questa grande carovana di musica che ha tenuto dei concerti al Teatro Valle nel mese di marzo e tutto poi è scaturito in una produzione, in un disco che vede tra i vari ospiti Minò Calè Escobar, Enrico Dindo, Paolo Damiani, Silvia Chiesa, Maurizio Baglini, che è un pianista che in realtà non compare nei credit del disco, ma c'è, suona, è lui il pianista che sentite, e per motivi contrattuali, insomma, non può comparire in questa produzione, ma effettivamente ha suonato ed è stata registrata la sua musica. C'è Sarah Jane Morris, anche bravissima cantante inglese dai capelli rossi e dalla bocca che sembra un forno. C'è Marco Mengoni, il vincitore del Festival di Sanremo, che al di là di Sanremo, al di là dei talent show, è anche piuttosto bravo come cantante. Magari non canta delle bellissime canzoni, però lui è, la voce ce l'ha, insomma, sa anche usarla. E il repertorio va da Bach ad Haydn, da Britten, Benjamin Britten, non Terry Britten, quello è un altro. Debussy, Nirvana, sì, quelli di Kurt Cobain, Tom Waits, Leonard Cohen e lo stesso Solliman che ha composto dei brani che vengono eseguiti da questa grande orchestra. Un disco straordinario che vibra di legno, metallo, carne, anima, emozionante. Veramente una cosa bella da ascoltare, da riascoltare, per continuare a emozionarsi. Disco uno dei più belli usciti ultimamente. L'ultima segnalazione, l'ultima recensione randagia invece riguarda un curioso duetto composto da armonica a bocca cromatica e arpa. Arpa elettroacustica per la precisione. Pop Harp è il titolo di questo disco, è un triplo gioco di parole. Harp è il nome inglese con cui si indica l'arpa, ma anche l'armonica a bocca. Pop, beh, sapete che cosa vuol dire, no? Pop. Arpa pop o armonica bocca pop, però pop harp ha una certa assonanza con pop art, no? Con l'arte popolare, quella resa famosa da Andy Warhol. E infatti la copertina di questo pop harp richiama appunto certe opere di Warhol, no? La stessa immagine replicata più volte con colori diversi. I due pop harpisti sono Max De Aloe, che suona l'armonica cromatica, personaggio piuttosto noto nell'ambito del jazz, e Marcella Carboni, che invece suona l'arpa acustica. Anche Marcella Carboni però frequenta da qualche tempo il jazz, l'abbiamo vista e sentita ad esempio con il gruppo di Massimo Barbiero e Maurizio Bruno, quelli di Antenelle, tanto per intenderci, in un bel disco intitolato Kandinsky, e poi in un bel duetto con la cantante Elisabetta Antonini, Nuance. E poi con il Nat Trio, quindi Marcella Carboni che sì, proviene dal territorio della musica classica, l'arpa, insomma, è uno strumento che arriva da lì e che divaga quindi in vari ambiti che vanno appunto dal jazz al pop all'avanguardia. Bene,
Max de Aloe, dicevo, lo abbiamo già conosciuto nell'ambito del jazz, è probabilmente oggi l'armonicista jazz più famoso in Italia. Tra le sue ultime produzioni ricordo anche Björk on the Moon, questo progetto sulle canzoni di Björk, della cantante islandese, a mio modesto parere un progetto riuscito soltanto a metà, però sicuramente una cosa interessante. Insieme si sono messi per realizzare questo disco, devo dire, piuttosto bello. È un disco veramente godibile che propone, oltre ai brani originali dell'uno e dell'altra, anche pezzi di Piazzolla, di Fauré, di Pichiguinha, di Jobim, di Ermeto Pascoal, ci hanno dato dentro con il Brasile, va bene, ma anche Sting, anche Irving Berlin, anche i Beatles. Ebbene, lo scambio, l'interplay, no? Come si dice nel gergo jazzistico, è vivace, è scorrevole, senza forzature. Arpa e armonica a bocca sembrano strumenti fatti apposta per suonare assieme, sembra di averli sempre sentiti, no? E invece, se non è la prima volta, è una delle rare volte in cui li possiamo ascoltare uno intrecciato all'altro. Inoltre, Max De Aloe e Marcella Carboni sono anche simpatici, oltre che suonare molto bene, e sul palco sono divertenti, raccontano buffi aneddoti come quello, ad esempio, sulla presunta tristezza di un brano di De Aloe, no? Anzi, addirittura la presunta tristezza di un intero album di Max De Aloe, oppure l'aneddoto legato al pezzo di Marcella Carboni, Ciao Manu, che poi sarebbe Manu Ciao, no? Al contrario, una sorta di parodia delle canzoni di questo famoso cantautore. Bene, questa era la terza recensione randagia, vi saluto e buon ascolto, naturalmente, con la buona musica. Ciao. Ah.